ください。Buongiorno e benvenuti in un nuovo video vlog. Batti 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 la porta, batti 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 batti. Ok. Oggi siamo qui su un treno perché stiamo andando fuori Londra. Lei mangia la sua frutta. E stiamo andando fuori Londra. Da? Posso dirlo? Sì, da Jane. Sì, stiamo andando da Jane a conoscere la piccoletta. A casa però. Sì, a casa sua. E sta un pochino fuori Londra. Come vi dicevo, c'è la sorella di Ale che vive qui ed è un pochino però fuori Londra. Quindi oggi la andiamo a incontrare. Siamo qui sul treno, c'è anche Ale lì ovviamente. E niente, quindi adesso arriveremo tra un pochino. Quindi vi faccio vedere un po' questa parte. Sicuramente che, insomma, se non ci devi proprio andare non ci vai fuori Londra. Quindi spero di farvi vedere qualcosa che si vede raramente qui su YouTube. No, non che non si veda, però magari raramente. Quindi sì, spero che vi piaccia. E io anche non l'ho mai vista, quindi sono molto curiosa. Vedremo. Arrivati! Arrivati! Ok, io ho chiesto così il vlog. Perfetto. Siamo in un... a Swanley. Noi siamo alla fermata del bus. Del carino. Bus. Questa era l'uscita. Qui c'è tutto il resto. Per ora sembra carino. Ok, siamo stati a casa di Giulia, abbiamo visto la bimba ed è meravigliosa. Abbiamo fatto pranzo, anche dolcetto. E ora stiamo correndo verso l'hotel. Perché oggi all'hotel vengono anche la mamma e la nonna di Ale. Perché poi ripartiamo tutti per l'Italia. Anche l'altra sorella di Ale. Tutti in hotel perché poi ripartiamo tutti insieme per l'Italia. Quindi adesso stiamo portando io e Ale le valigie, giustamente, della mamma e della nonna. C'è Lara invece che sta con la nonna di Ale. E niente, questo posto è comunque carinissimo. Mo dobbiamo fare un bel po' di strada però, perché qui siamo fuori Londra, quindi ci metteremo un po', però ne vale la pena perché bello bello, bellissimo. Guardate quanto caratteristico, con la roulotte lì fuori. Vedi lì c'è una... Lì c'era una panchina davanti a quella cosa. Il giorno di Halloween. Sì. Sono due scheletri che carinissimo. Carino, qua ci tengono ad Halloween. Carino. Che belle queste case. Bella sta macchina pure. Pass office. Che figo. Guardate sta casetta. Quanto londinese. Ci siamo, ci siamo. Che bello. Un sogno sti posti. Un vero e proprio sogno. Bellissimi. Ok, ci siamo fermati a Westfield, che è quello di nuovo. Per l'ennesima volta, forse è l'ennesima nei nostri vlog. Ma guardate che carino, con tutte le lucine. Zoom ieri sulle... Zoom? Aspettate, la regia mi dice zoom. E la regia aveva ragione. Guarda il cimene. Wow. Guarda il fimene. La sfiga ha voluto che la mia bellissima, molto più che fedele, borsa, che mi avete visto praticamente sempre, che era uno zainetto, è caduta, cioè si è rotta proprio rovinosamente. Ho comprato da Primark una nuova borsa, ma ve la faccio vedere a casa. E vabbè, un giocattolo gigante per questa bella signorina qui. Comunque adesso cercheremo qualcosa da mangiare sicuramente, perché prima abbiamo mangiato un pretzel, ma un pretzel troppo poco per cena. Pretzel in quattro. Un pretzel in quattro, cioè tutti quanti un pretzel, un po' poco. E vediamo adesso dove andremo a mangiare e poi andremo tutti quanti in hotel. Yeah? Perché loro devono fare il check-in. Mi memore. Sì. Andiamo Bubble Tea e poi andiamo da Nando's. Bubble Tea e poi da Nando's. Yeah. Che ieri Bubble Tea mi è piaciuto un sacco. Stanno provando anche loro per la prima volta il bubble tea. E io mi sono presa per la mia volta. Che fate a bucallo? Ecco, è un'altra. Sai perché? Questa è la parte piatta. Praticamente mi sono presa le palline di tapioca a lici. Vediamo se mi piacciono di più. Dimmi del vecchiaia tapioca, la tapioca. A te? Ma che so che è? Sì. Oddio, oddio. Amo un assaggio delle palline di lici. Ce l'ho, io ce l'ho al mango. Al mango? Buonissimo, è meglio della tapioca sola, semplice. Mamma, vengono sulle palline!
sì. E la cosa bella è che a me non mi piace. Attento a non strozzarti. Ma te la dico, guarda, arriva. Ho usato, sì. Ci andiamo a Roma. Yeah! Oggi è l'ultimo giorno e stiamo andando a Roma. Siamo qui con tutte le valigie, tutte le borse. Guardate quanto è bella quella di Hogwarts. Ci abbiamo messo un sacco di roba che non entrava, quindi adesso vabbè. Comunque stiamo decidendo dove andare a fare colazione, perché siamo davanti a Stratford Center e siamo da la nonna di Ale, Starbucks Coffee o McDonald's, o lì ci sono altre robe. Adesso decideremo un attimo, è molto presto. Aspetteremo la sorella di Ale, che l'altra l'altra che verrà e tornerà a Roma, mentre l'altra ancora ovviamente è rimasta a vivere qui. Vabbè, ci mancherebbe, viveva già qui, è rimasta qui quella con la bimba appena nata. E quindi siamo una carovana, infatti al nostro ritorno arriva il papà di Ale, a quanto pare con una, con un van per tutti quanti, per portarci tutti a casa, carinissimo, l'ha preso per tutti. Comunque adesso decidiamo dove andare a fare la papà e vi farò vedere l'aeroporto di Stanford. No, l'aeroporto di Stansted, perché sembra carinissimo, è bello, no? Perché è bello, ok, molto, quindi mo ve lo faccio vedere. Io non, quando siamo arrivati non sono riuscita a vederlo, perché siamo arrivati e siamo usciti subito. Vabbè, vediamo un attimo com'è. Dove andiamo? Perfetto, andiamo a fare colazione. Il suo super gigantoso regalo di ieri. Guarda, mamma mia, vedete questo bottoncino? Sì. Se lo volete, fa la canzone. Sì. Guardate, dammi la manina, mamma. Yeah, oggi facciamo colazione di fretta qui. Ecco cosa c'è la mattina da McDonald's. Ovviamente è tutto diverso da... Mela e uva. Ci sta il cappuccino, lei vuole la uva. Il caffè bianco, il caffè nero, il Millionaire's Latte. Tutto diverso, ragazzi, latte tutto normale, diverso. Doppio espresso, espresso. Non esistono le cose che ci sono al McDonald's nostro. Siamo arrivati alla stazione dei treni, cioè degli autobus, c'è un po' di tutto qua. E guardate, di mattina è tutta un'altra cosa. Poi a quest'ora è molto tranquillo, guardate che grattacielo spettacolare. Poi a un certo orario qua si riempie proprio. Comunque abbiamo mangiato dal McDonald's una cosina proprio al volo. Come vi ho fatto vedere, al McDonald's di qua non ci sono le stesse cose la mattina italiane. Ma in realtà c'è qualcosa uguale all'Italia, però è tutto abbastanza diverso e ci sono cose che in Italia comunque non ci sono. E la mattina appunto non vendono le cose che abbiamo anche noi, tipo, che ne so, un Big Mac la mattina non lo trovi. Però è figo così. Di cose tipiche comunque questi giorni ne abbiamo mangiate, è stato comunque bello. Non ho ripreso tantissimo il cibo, perché alla fine non ci siamo mai seduti in questi giorni in un ristorante, tranne che al sushi, proprio a stacce lì a mangiare. Abbiamo girato, abbiamo sempre, non lo so nemmeno io quanti chilometri a piedi abbiamo fatto. Però è stato bello, è stata un'esperienza meravigliosa, spettacolare, e mi sono completamente innamorata di questa città al 100%. Aspettiamo la sorella di Ale e ci dirigiamo verso l'aeroporto. Abbiamo superato i controlli e siamo nella parte penso più figa. Cioè, siamo io e Lara, c'è Ale, ci sono tutti gli altri, la nonna che ha detto che gli piace Dior. No, è il suo profumo. Ah, è il suo profumo, ah, ok. E raga, adesso vi faccio vedere che bello che è. Cioè, questi non sono negozi chiusi, è tutto aperto qua. Raga, rifatevi le occhi, raga. La GHT, bello. Un sacco di alcolici comunque ci sta. Eh sì, mo prendiamo qualcosa da mangiare. Da qui a me non mi mangio qualcosa da lei. Eh certo, amore. Ma qui c'è Hamley, che sembra... Sì, no, che sembra uno dei negozi di giocattoli più bello a quanto pare. Sembra davvero fighissimo, infatti. Bello. Qua volevo entrare, raga. Mamma mia, quanto British sta roba. Altro reparto Harry Potterisco. Harry Potteriano, scusate. Oddio, che belle ste cose. Amore, ci stavano i tazze che volevo io. Lara con la sua frutta, ci siamo. Siamo arrivati. Una corsa infinita. Io non mi riconosco manco più. Io appena arrivo a casa mi faccio una doccia. Una corsa infinita. Abbiamo preso anche uno snack. Io ho preso la Pepsi e anche lui e anche lei. Cioè, lei ha preso il Nutella Go, perché tecnicamente è ora di pranzo. Lo vedete dalle mie occhiaie come sto messa, raga.
perché no? Ho fatto dei regali a mia mamma, mia nonna e l'altra nonna. A parte questo gliel'ha regalato sua mamma. Sua mamma è stata dolcissima, mi ha regalato un signor pelosetto di quelli che piacciono a me. Quello che hanno solo il naso e tipo la barba che gli esce, col cappellino, che non hanno altro, sono stupendi. E sua mamma gli ha regalato questo a lui. Io mi sono presa finalmente la tazza che tanto volevo. London, bellissima. Siamo arrivati, guardate che bello Ciampino, bello bello Ciampino. Comunque Ciampino, siamo arrivati e il papà di Ale ha preso un van tutto per noi, come vi dicevo, quindi adesso lo vediamo e vediamo come ci incastriamo là dentro, penso in un modo molto bello. E comunque è stato un buon volo, a parte l'atterraggio, vero Lara? Eh? Secondo me il rosso e verde. Sì! Questa avventura è stata magnifica. Ma non finisce qui. Questo è solo l'inizio, raga. Solo l'inizio. Fidatevi. Comunque è fighissimo. Siamo partiti che era un orario, adesso sono le 5. Cioè, dovevamo arrivare tipo alle 4. In realtà sono le 5. Figa sta cosa. Praticamente abbiamo perso una giornata così, però va bene. Io adesso voglio solo una cosa. E se state pensando a qualcosa di romantico, ve lo dico già. No. Voglio il bidet. Voglio un bidet. Grazie. Oh. Ed ecco il van. C'è la Niva. Piccola Niva. E questo è... Wow. Che figo. Guardate quanti posti. Raga, ma che figata. Adoro. È bellissimo, è gigantesco. Non rende. Sai che devi far vedere che siamo in tre dietro, ci sono tre posti davanti e tre davanti. Esatto. Guardate quanto spazio. Sono entrate le valigie di tutti. Anche il passeggino di Niva. Bon bon,